Nella villa comunale di Napoli è partito il restauro delle prime 8 statue che si affacciano su Piazza Vittoria. L'opera avverrà mediante il meccanismo dell'Art Bonus, grazie alla somma di 74.500 euro raccolta dall'Associazione Mecenati per l'Arte, per il Cinema e per lo Sport, che ha l'ambizioso progetto di coinvolgere i privati nel sostegno concreto alla cultura. È la prima iniziativa che facciamo qui a Napoli, l'associazione nazionale. L'interesse è quello di portare alla luce le numerose opere, il patrimonio storico-artistico napoletano, ma anche le città campane che possono essere ristrutturate con appunto intervento di mecenatismo nell'Art Bonus. Al sud funziona poco, si può fare molto di più, ma si può fare molto di più soprattutto per quanto riguarda la conoscenza, quindi far conoscere agli imprenditori l'Art Bonus, e questa è un po' la missione della nostra associazione. Ci siamo riusciti con questa iniziativa, speriamo di replicarne in altre parti della città, in altre parti della regione, e soprattutto cercare di portare alla luce una parte consistente del patrimonio storico-artistico che purtroppo non viene curata, non viene ristrutturata, e Napoli con le sue bellezze costituisce sicuramente un emblema della necessità di ristrutturare. Noi crediamo nel valore sociale dell'impresa, per cui ogni processo portato avanti va avanti in questo modo. Adesso sì, questo è un progetto un po' più ampio perché guarda un po' la città in modo differente e raggruppa anche un po' il numero di imprese su questo progetto. Per cui speriamo che questo vada avanti e proceda in un certo modo, insomma, con maggiori risultati e riscontri. In questo caso mi sembra che sia andata abbastanza bene l'unione tra pubblico e privato, insomma, questo è il discorso. Speriamo che vada avanti su un processo anche più importante, perché basta guardarsi intorno, insomma, è critica la situazione. Speriamo che ci sia maggior unione e confronto sulle tematiche, perché come imprese, ma come cittadino, abbiamo necessità di confrontarci su temi. Le 8 sculture di periodo neoclassico, copie di statue di epoca romana raffiguranti soggetti mitologici su alti basamenti, sono quasi tutte opere dello scultore genovese Tommaso Soleri e provengono dalla Reggia di Caserta. Inizialmente erano collocate all'interno della villa per poi essere sistemate all'ingresso dopo i lavori di rifacimento del 1870 sotto Ferdinando IV su progetto di Carlo Vanvitelli. Nell'ambito dell'intervento sarà restaurata e rimontata anche la statua del fauno che suona il piffero, attualmente in deposito dopo essere stata vandalizzata. I lavori di restauro avranno la durata di 6 mesi e saranno condotti sotto la sorveglianza della Sovrintendenza e del Comune di Napoli. Qui sono in concorrenti molti, molti interventi, perché alle nostre spalle stanno rifacendo il marciapiede, fra poco inizieranno anche i lavori complessi del restyling di via Partenope, e invece dall'altro lato noi contiamo di attivare la linea 6 della metropolitana entro l'inizio del 2023. Però anche la Villa Comunale è un luogo importantissimo, l'assessore Santacara sta facendo uno splendido lavoro sui giardini, e adesso anche con l'aiuto di mecenati, che a Napoli c'è molta generosità nel campo dell'arte, abbiamo la pulizia e il restauro di statue, che si aggiunge per esempio al restauro delle fontane che invece stiamo facendo come Comune di Napoli. Quindi è una strada molto simbolica. È chiaro che Napoli bisogna guardare molto alle periferie, per la verità, la riqualificazione delle periferie, però insomma questo è un luogo turisticamente e simbolicamente molto importante, ci stiamo dedicando molto come squadra della Giunta Manfredi. Ma già da un paio di mesi ormai nella villa comunale si effettuano continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e con la collaborazione di Napoli Servizi sono stati ripristinati i serramenti dell'ingresso principale e l'area giochi adiacente che è stata riaperta ai bambini. Mentre in collaborazione con l'azienda ABC sono state riparate la quasi totalità delle elettrovalvole per consentire la quotidiana irrigazione delle superfici erbose delle aiuole, mentre ASIA è impegnata in operazioni di spazzamento meccanico dei viali. I lavori di riqualificazione complessiva, già finanziati, restituiranno poi alla villa una pavimentazione adeguata e la manutenzione di circa 50.000 metri quadrati di superfici erbose sulle 90 aiuole che ne compongono il disegno. E appena la stagione lo consentirà, riprenderanno le potature delle alberature ad alto fusto. Il sindaco dal primo momento che ci ha chiamato ha messo tra le linee guida quelle di creare delle sinergie con il privato, e questa è la prova vivente, anche il risultato concreto, che la linea che ci ha indicato il sindaco è quella giusta. Dobbiamo sempre favorire queste partnership, in particolare il recupero delle statue è stato curato anche dall'assessore Cosenza. Io mi sono occupato, diciamo, del recupero del verde all'interno della villa, ma questo sito va visto nella sua complessità. Da un lato le statue che ridanno quello che è la storia,
storia, riportano quella che è la storia di quest'area, ma soprattutto della città di Napoli, dall'altro anche il verde che soprattutto in questo momento di post-Covid è un verde che va recuperato e che va ridato nella piena fruibilità ai cittadini. Si sta lavorando sulla villa comunale da alcuni mesi e finalmente c'è il restauro delle statue, la prima è stata completata, è stato rimesso in moto l'impianto di irrigazione, la sostituzione delle giostrine per i bambini, la ripresa della manutenzione degli spazi verdi, quindi c'è stato veramente un grande sforzo da parte dell'amministrazione e dei lavoratori per garantire una manutenzione dignitosa alla villa comunale in attesa della partenza del progetto di restauro complessivo che noi ci auguriamo che nei prossimi mesi venga avviato e che poi determini poi un intervento radicale sui viali, sull'illuminazione e sul patrimonio arboreo.